Big up a Gammon, bomba per il pezzo, bomba per il video. Noi adesso dovremmo collegarci via Skype con The Big Puya The Orthopedic. Puya! Rocci, auguri, come stai? Rocci, augurissimi, tutto bene? Tutto bene, ti sei ripreso? Si sono ripreso, noi già ci siamo sentiti per una sorpresa che ancora non possiamo anticipare niente, esatto. Niente. Vabbè, fra poco capirai anche te, che non si scherza niente. Comunque, allora, hai sentito un po' di roba durante le vacanze, un po' di beat, un po' di news? Sì, tanto, un po' di news. Ok, allora, tipo? Tipo che oggi, appena finita la trasmissione, sarà disponibile un tutorial per una super customizzazione dell'HMPC solo con alcuni pulsanti, una cosa interessantissima, lo trovate sul mio canale YouTube. E per queste 2-3 settimane, secondo me, sono di nuovo uscite super produzioni italiane meglio di quelle statunitensi. Tipo? E iniziamo. Allora, okay. per le statunitensi posso... Allora, direi che c'è Fat Joe. Il brano è uscito un po' di tempo fa, ma il video da poco si chiama Angel Stays e è prodotto da Hype. Ha un sample di un brano francese, si chiama Cortex, la cantante, il brano si chiama Mary e Jeffrey, 1975. Perfetto. Un altro super bittone per me è il brano uscito da poco di 50 Cent, il prezzo si chiama Major Distribution. Credo che sia prodotto da Mike Will, ma non ne sono sicuro. Interessante secondo me è il fatto che Raekwon è ritornato con un brano notato, che si chiama Never Can Say Goodbye. Ho visto. Ha preso il sample dei Jackson, e Michael Jackson l'ha usato proprio come tappeto, quindi senza tanti giochi. Iniziamo su questo e vai, diretto. Ho capito. Ma tu, a proposito, scusa se ti interrompo un attimo, Puglia, vabbè che il pezzo era già uscito nell'album, ma il video e il pezzo di Kendrick Lamar, Hit Boy è il mio nuovo è il mio nuovo produttore, beatmaker, come volete voi, preferito. Bravo, fanno cose molto innovative, ma fatte bene, capito? Fatte sempre benissimo. Quelle note abbastanza particolari. E comunque per me, mi hanno intervistato un po' di tempo fa dei ragazzi di 8MC per la classifica 2012, l'album di Kendrick Lamar è uno dei 10 album più belli migliori dell'anno, sicuramente. Esatto. Sì, confermo. Sì, sicuramente quello. Poi passiamo invece agli italiani. Per i produttori che mi hanno mandato i brani, tengo a sottolineare tre ragazzi. Uno si chiama Slash Beats. Un altro si chiama Prize Official, almeno io vi dico i nomi di SoundCloud. E poi i ragazzi di Bitsunami che mi hanno inviato due brani veramente anche interessanti quelli. Comunque stanno mandando tantissimi ragazzi. Sì, sempre, tutti i giorni mi mandano costantemente queste cose. Io sono costretto costantemente a dirgli, a rimanere sul pezzo, diciamo. Ho ascoltato il brano, cerco di dargli anche delle dritte, insomma, per quanto riguarda delle produzioni. Ascoltate i consigli di Puglia, mi raccomando. Poi invece per quanto riguarda le produzioni della settimana, sicuramente ovvio che devo sponsorizzare un album dove sono presente anch'io. Abbiamo fatto una delle bellissime produzioni, l'album di Next Cassel, tristemente noto, volume 3, un mixtape. Ho e sentito. Per quanto riguarda le produzioni, vi dovete ascoltare assolutamente le produzioni di Tony Madonia, il mio fratello Kennedy Parabellum, che hanno fatto due missili. Bravo, Kennedy, veramente bravo. Ho sentito Kennedy, altre produzioni, veramente bravo. Kennedy, big up Kennedy. Kennedy, molto, molto. Per me fa delle cose un pochettino che sarebbero a pennello per Prodigy. Bravo. Sì, ma guarda che io ti dico, io ho sentito dei beat suoi che aveva fatto con Colic e Jack, altri ragazzi. Big up, sì, Colic e Jack. Sì, sì. Oh, ho detto, questo produttore qui spacca i culi. Scusate il termine, perdonatemi. Infatti, poi il Next grande ci mette quei video suoi con i teschi, è molto mob deep, italiano. È molto mob deep alcune cose, su alcune cose molto mob deep. Grande Kennedy. Invece Tony Madonia invece è andato su un classico, secondo me, West Coast hardcore, e è andato alla grande. Voglio dire una cosa, utilizzo questo spazio, ragazzi, molti mi stanno mandando le email a nastro per quanto riguarda il construction kit che dovrebbe uscire, e poi mi stanno chiedendo we taking it back del mixtape, come ho fatto la base di qua e di là. Tengo a precisare una cosa, io produco per la Fat Loud, per la MVP, faccio construction kits e faccio dei pacchetti in vendita. Non mi chiedete, ah, ma questa cosa è similare. Certo, l'ho prodotta io, la metto in gratis, che è esatto, inutile che me lo dite, lo so già. Esatto. Comunque, Puglia, guarda,
per oggi veramente ci hai riempito di news, di beats, tutto quanto. Noi ci sentiamo martedì prossimo, come ogni martedì, con Rest in Beats. E poi ci sentiamo anche noi due per il, per il sorpresone. È una sorpresina, diglielo, diglielo. È una sorpresina, una sorpresina. Big up Puglia di Orthopedic. E ora salmone buon. Yes. Vogliono quello che hai, dal peggio al meglio. Fatti trovare